Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Allora, stiamo tornando verso Monte Sant'Angelo, qualche bella curvina la stiamo trovando. Questo è un po' un misto stretto, proprio non il nostro pane, però dai, ce la stiamo cavando, a differenza di quanto è venuto a Fasano per esempio. Tornante? Se ci fosse stato Saverio oggi avrebbe vinto tutto. Ecco, questa non è una situazione che mi piace particolarmente, questo buio che prevede il fatto anche che ci sia umidità per terra. Occhio al tornante, perché sta frenando Andrea? Perché? Ah, perché non si vedeva giustamente niente. Tornante ancora. Apre in uscita, cioè pare una tappa di rally, raga, cazzarola. Schioppetta Camilla, è contenta che l'abbiamo portata qui. Anche se stamattina non si accendeva. Ci ha fatto lo scherzo Camilla per Halloween. No, vedi questo come sta andando, è a centro carreggiata. Ok, ce lo siamo tolto. Compressione. Io credo ragazzi non aver mai piegato come oggi. Voi magari la telecamera la vedete dritta, ma io la moto la inclino, la sto inclinando anche per, guarda qua come chiude. Perché appunto prima Andrea ci ha consigliato di tenerci più eretti sulla moto, abbiamo un po' più di controllo, per le prime volte almeno ci aiuta, un po' largo qua ma va bene. Perché io sia un chiodo e fuori discussione, tornante, morbido. Cioè questo prima stava cazzeggiando letteralmente e lui invece si è messo a fare a gara. Questo è dietro di noi ragazzi. Ok che chiude, no è un tornante, non è vero che chiude. Ancora. Sono 90 km che non faccio in seconda. No vabbè, non tutti i 90 però. Mi chiedo ragazzi, se c'è qualcuno che mi segue dalla provincia di Foggia, ma qua ci fanno i rally? O questa strada la lasciano, diciamo, per il divertimento? Perché sarebbe bellissima per fare i rally questa. No raga, guardate che roba, guardate che spettacolo di paesaggio.
se non ci fosse la merda lasciata dai trattori in mezzo, sarebbe anche più bello. Aio, forse è meglio stare dove sta Andrea, va? Ma è morto il toro, ma che cazzo è? No, va veramente. No, raga, guardate qua. Guardate qua. Ma freddissimo! No, raga, cioè un paesaggio, raga, un paesaggio. Ma dove vi porta? Dove vi porta? No, vabbè. Ma guarda qua, si bellella, ragazzi, si bellella. Con un paesaggio mozzafiato alla nostra destra si pennella e si fa il tornante. Cioè questo è proprio la realtà, cioè mi sta mettendo un'ansia, ma un'ansia, sta tagliando tutte le punte oltre la linea bianca. Ah, siamo arrivati a Monte Sant'Angelo, ragazzi. Non si può andare? Ok, non si poteva entrare a Monte Sant'Angelo, è ZTL. Che succede? Eh? Che cosa? Vi parlavo dei tre di gomma, li ho indicati. Le ho indicati tutti i tre. Ah, sì. Perché ne parlavamo in tutti i giorni. Sì, è un acquisto che devi fare, almeno non ti si allunga la frenata. Tipo qua a me hanno funzionato alla grande. Guardate che bella Monte Sant'Angelo, raga. Proprio caratteristica, questo è il castello. Io mi abbasso la visiera che se no non vedo una mazza. Ostie ripiene. No raga, ma guardate che spettacolo. Guarda sto tornante che inizia piano e poi gira. Dobbiamo andare di là? Sei sicuro, Andre? Ci perdiamo di nuovo? Ma fa niente! No, raga, guarda, è natura di Monte Sant'Angelo! È come natura! Cioè, non come natura, ma molto simile! Spettacolo! Gli attraversamenti pedonali comunque io li detesto. Sono molto pericolosi secondo me, a maggior ragione che alcune volte li mettono in curva. Ti si scende ragazzi ovviamente, è arrivato il momento di tornare verso casa, guarda Andrea come piega. Ma guarda che bell'asfaltino. Questo è un tornante molto ampio, molto ampio. Lasciala scorrere, guarda all'interno. Olè, fatto! No raga, se voi poteste vedere dal vivo quello che io sto guardando in questo momento, cioè questa vallata con questo spuntone di roccia assurdo. Però concentriamoci anche sui tornanti, che qua cadere non deve essere divertente. Un duo di multistrada.
tornante. Mamma mia, ma guarda che vento sta tirando Camilla. Ah, il sole. Guarda interno, guarda interno. Mamma mia, raga, che mi sta tirando Camilla. È contenta, è contenta. Aveva spazzolato! Ha spazzolato il posteriore! Il range di utilizzo della seconda marcia su questa moto è praticamente dagli 0 ai 150 km/h. Funziona sempre, guarda là. Che città è quella? Vieste? No. Tornante? No, non è tornante. Però si avvicinava. Occhio che chiude, guarda interno. Bella. Bellissima. Adesso dovrebbe essere, ragazzi, una strada un po' più tranquilla, però raga, ci sono fatti 120 km di curve, oggi non è ancora finita, non è ancora finita, anzi 120 km dopo l'infornimento, perché nello scorso episodio abbiamo fatto anche benzina, ma non so se ve l'ho testato, ve l'ho dimenticato per tutta la parte, ma abbiamo fatto benzina. Quindi oggi in totale 300 km, di cui diciamo una cinquantina in Silent Hill, un'altra ventina, 50 all'ora tra Zappone e Margherita in Savoia, e poi 230 km.